Salve a tutti ragazzi, eccoci qui su una nuova partita su Minecraft. E in questa versione di Minecraft abbiamo la versione 1.47 in Feedpest FTB di Direwolf 20 Pack versione 5.0.1. È la nuovissima, è proprio di oggi, 29 gennaio 2013, da come ho visto. E ci sono 60 mod. E cominciamo subito con una nuova partita e la mettiamo a nome, non lo so, Rayton King, il nostro nickname. Create new world e cominciamo a fare le nostre prime single player partite. Ok, questo non è italiano. Cominciamo con una bella partita, sperando di che mi vada bene, perché già ne ho com avevo cominciata una e è andata malissimo. Ok, ho riscontrato anche qualche bug grafico. Spero che non ce ne saranno altri. Ok, ci troviamo su un vulcano, questo è sicuro. C'è un altro mini vulcano piccolissimo, della lava che cola in zona questa qui. E noi abbiamo bisogno di alberi in questo momento. E per iniziare le basi su survival. Ok, eccolo lì dove scende otto con la lava, non riuscivo a capirlo. Dobbiamo spostarci allora. E parliamo un po' di questo single player. Come tutte le mie serie svilupperò le industrial craft, buildcraft, towncraft, Mistcraft, diciamo un po' di tutto quello che avete visto già nella mia serie precedente. La 1.45 è annullata, non ne farò altri video. Penserò più alla 1.47, che è nuovissima, sperando che mi vada bene, perché ho bisogno di crescere sul mondo di YouTube. Ciò che in questi giorni già ho visto che con The Sims 3 ho ricevuto molte visualizzazioni, ma devo crescere molto di più. Sono arrivato all'incirca a 60 iscritti dopo un paio di mesi e spero di arrivare a molto di più. Ops, che cos'è qui? Voglio stare lontano perché questi qui sono dei pig zombie. Sono del Nether e lì c'è una chest. Ok, giusto che non siamo armati, meglio non farli arrabbiare che ci facciamo la bua. Intanto mettiamo un, come si chiama? Un punto di vista. Un segnaposto. Il segnaposto. Ok. Mettiamo come con la C. Chest da aprire. Ok, non voglio aprirla perché penso che questi pig zombie me li daranno a botte. E io ho paura dei pig zombie. Ho paura! Almeno finché tengo un cubo di terra in mano, non posso battere nessuno. Chiunque mi batterebbe in questo momento. Ok, intanto prendiamo un po' di terra, perché comunque può servire in questo momento. Cioè, almeno per le scalate verticali, almeno teniamo qualcosa. Vedo degli alberi, c'è del deserto vicino alla neve, cosa surreale. Ok, qui non possiamo scendere in questo modo, però possiamo scendere così, senza farci niente. Ok, un altro albero, sono la sopravvivenza questi alberi. Un blocco delle api, un aviario, se si può dire così. E vedo già un villaggio nel deserto. Ok, dov'era l'albero? Eccolo lì. Vediamo se c'è qualche seme, perché abbiamo bisogno anche di cibo, naturalmente. Come facciamo a sopravvivere senza cibo, eh? Ok, si vede che quello è un villaggio. Ok.
Mi è caduto qualcosa giù. Ok, abbattiamo tutto ciò che vediamo. Abbiamo già perso una coscioletta di pollo. E noi dobbiamo prendere legna in questo momento. Ci rubiamo qualcosa, ma giusto qualcosa dai villaggeri che hanno sempre molte cose. Vediamo, questo dovrebbe essere un pozzo. E si vede che è molto profondo. Rubiamoci tutto il grano che loro coltivano, sperando di trovare qualcosa. Ma neanche uno pronto, abbiamo preso solo semi alla fine. Con il grano si può fare il, come si dice, il pane si fa con questo grano. Fornaci, vediamo un po' qui. Cosa avete? Niente. Campate a fare se non avete niente. Tutto in sandstone, come si vede, che si fa con la sabbia, la sandstone. Lava, fornaci. No, chi ti ha detto che vuoi prendere un cubo di coso? Ok, c'è qualche chest. Wow, tin, armatura. Già abbiamo un'armatura, ragazzi. In bronzo. Com'è? Leggendaria. Boots. Ah no, leggings. Come quelle delle donne, leggings. Ok, non voglio consumarli in questo momento. Abbiamo già del qualcosa. Wow, tin. Block di steel, questa ne serve molto per la railcraft. Ok, questo non voglio, diciamo, usarli addosso, perfetto. Vi ricordo, oltre a mi ricordo, che tutti i villaggi che hanno delle fornaci fuori hanno sempre qualcosa di buono, come abbiamo visto. Abbiamo già praticamente un'armatura, in caso succede qualcosa. Intanto qui non c'è più niente. Vediamo di sgraffinare qualcos'altro, voglio vedere se hanno delle tipo delle patate. La patata ce l'avete qui? Non avete patata? Cosa c'è qui sopra? Solo tetto? Ok, solo tetto. Non c'è neanche un piccone, già siamo ultra potenti. Due scarpette, ok. Tu che hai? Ah no, qui siamo già venuti. Vediamo se c'è qualcos'altro. Che cosa essere lì giù? Vedo qualcosa di buono. Ok, questo dovremmo trovare veramente qualcosa di utile. Ma qui di solito ci sono delle trappole. Molte trappole per i miei gusti. Dovremmo scendere e trovare tutto. Ok, io farei una cosa. Come vedete, si scende. Siamo fatti la bua. C'è qualche pa... Ecco qui, di solito è qui. Come vedete, lì c'è una leva. E noi dobbiamo scendere giù. Però senza crepare. Questo è il problema. Non abbiamo un piccone, cacchio. Ok, cominciamo con le basi. Trasformiamo tutto in legno, grezzo in legno nelle assi. Facciamoci la crafting table. Dove la facciamo? Ok, facciamo un attimo qui. Speriamo che nessun mob ci attacca. E stick. Non abbiamo pietra. Ah, però almeno abbiamo il legno. Non abbiamo niente, quindi perfetto, scendiamo. Molto più sicuro scendere in questo metodo. Io direi di togliere questa leva a pressione. Sotto ci sarà tanta TNT. Quanta TNT. Io non ci sarei dovuto stare lontano. Ok, già ci sono morto in passato. Meglio toglierla. Fa sempre comodo avere un po' di TNT appresso. Quindi abbiamo, diciamo, già tolto un dungeon di mezzo. Cioè un dungeon, si fa per dire. Ok, altra armatura. Vediamo qui. Una spada in steel. Oro. Un elmo. Altra armatura. È una festa, ragazzi. Ok, più niente. Questo è della Towncraft. Mi si può mettere in ordine?
Come non si può mettere nulla? Va bene. Io mi prenderei naturalmente anche questo. Tutte le chest. E me ne andrei via. Ma veramente via correndo come un assatanato. Mi prenderei anche della sandstone, che a me piace tantissimo. Oh cacchio! Si uccidono a vicenda! Ok, vediamo di spaccare intorno perché ci sono naturalmente le trappole, come vedete. Secondo me c'è un dungeon di... come si dice? Questo cos'è? Mamma mia. Qua ci sarà una giornata intera. Comunque un dungeon di scheletri forse c'è. Vabbè, si picchiano a vicenda. Un colpo anche io. Oh cacchio. Non mi picchiare a me. Come ti copro? Ah, con la terra. Ok, dobbiamo salire assolutamente sopra in questo momento. Perché mi serve la crafting. Comunque sento un rumore di. Sento un rumore di ragni. Si è fatta anche notte, si è fatta. Cioè, da tanti posti dove doveva andare poi? Dobbiamo andare a riprendere di nuovo la crafting. Ah, uffa, uffa. Risaliamo di nuovo. Ah, forse siamo pieni. Ok, buttiamo tipo questo giù. Che non ci serve. Però adesso dobbiamo scendere. Io direi che in questa prima parte, diciamo, abbiamo visto già tantissimo. Abbiamo trovato un villaggio, una specie di dungeon. Sì, possiamo dirlo dungeon perché comunque era una trappola. Abbiamo già tantissime armature, tantissimo di tanto, tanto di tutto. Ok, abbiamo un bel po' di cose, abbiamo anche della TNT, se qualcuno ci dà fastidio. E io mi metterei anche qui di casa per un bel po' di tempo. No, un bel po' di tempo. Giusto passare una notte, copriamo in caso arriva qualche mob strano. Per questa parte è tutto. Arrivederci.